Ok. Oli. Dovrebbe andare. L'ultimo minuto, just in time. Allora, cominciamo. Prendiamo l'attenzione. Allora, ieri abbiamo visto le derivate e abbiamo in qualche modo portato avanti il concetto di derivata, visto come può essere utilizzato per calcolare la crescenza e la decrescenza di una funzione. Oggi cominciamo con una piccola parte teorica, nella quale vediamo come in realtà possiamo riscrivere il rapporto incrementale in una maniera un po' più raffinata, poco, ok, niente di che, cambiamo la variabile nel limite, ma questo cambio di variabile ci permette di ottenere in modo abbastanza facile alcuni teoremi importanti per il calcolo differenziale di una variabile. Mi raccomando, la parte di teoria che faccio oggi, soprattutto alcuni teoremi che vedrete sono particolarmente facili, vi li chiedo all'esame. Come faccio a chiedervi? E cioè vi dico, date le seguenti funzioni, a quali puoi applicare il teorema di Lagrange? Punto di domanda. Allora non vi dico neanche cosa vi metto all'esame. Perché mi interessa? Mi interessa perché? Ori! Mi interessa perché? Voglio che vi ricordiate le ipotesi del teorema. Ok? Almeno di 4-5 teoremi, non di più, ma alcuni teoremi mi interessa bene che li abbiate in mente. Perché problemi enormi in ambito economico arrivano quando si applicano a teoremi, si applicano teoremi senza controllare bene le ipotesi sotto le quali questi teoremi valgono. Ok? Quindi fondamentale stare attenti non alla dimostrazione del teorema. Io cerco di farvi la dimostrazione, un pezzo di dimostrazione, un cenno di dimostrazione, perché mi rimangano in mente queste ipotesi qui, che sono ipotesi facilissime nella maggior parte dei casi. Ok, andiamo. Allora, quello che noi sappiamo dal passato è che limite per h che tende a 0 di f di x con 0 più h meno f di x con 0 fratto h uguale, sì, adesso rifacciamo, tac, uguale f primo di x con 0. Allora, cosa sappiamo? Se il limite del rapporto incrementale della funzione del punto x con 0 esiste finito, allora la funzione è derivabile in quel punto e abbiamo chiamato f' di x con 0 la derivata della funzione in quel punto. Ok? Lezione di ieri. Ieri abbiamo visto come sia possibile automatizzare il calcolo delle derivate, quindi in qualche modo automatizzare il calcolo di questi limiti a partire dalle formule di derivazione. Quindi oggi voglio modificare leggermente quell'oggetto là che sappiamo essere il rapporto incrementale e scrivere la derivata, il limite del rapporto incrementale, in un altro modo. Un modo facilissimo. Guardate, pongo x uguale a x con 0 più h. Quindi quello che faccio un cambio di variabile all'interno del limite. Utilizzo il teorema sul cambio di variabile nel limite. Cosa deve succedere? Devo capire adesso dove va x. Ok, attenti, la variabile all'interno del limite è l'h, la nuova variabile che io sto introducendo in questo momento è la x. Quindi devo capire dove va x quando h va a 0. Per me è facilissimo, perché mi basta fare il limite per h che tende a 0 di x con 0 più h. E questo fa x con 0, algebra dei limiti finiti. Bene, ma allora io posso scrivere il mio nuovo limite come un limite
per x che tende a x con 0. Allora questo l'ho comprato qui, questo l'ho comprato di là, di f di x, perché x? Perché ho appena chiamato x con 0 più h, l'ho chiamato x, meno f di x con 0, tutto fratto. Adesso avrei h da scrivere, h io non la voglio più scrivere. Beh, però se io ho definito x come x con 0 più h, allora h quanto varrà? X per x con 0. E abbiamo l'altro modo, del tutto equivalente, per scrivere il rapporto incrementale. Ok? Questi due integrali sono esattamente la stessa cosa, e quindi molto probabilmente qualcuno di voi avrà visto il rapporto incrementale scritto da sopra, qualcuno l'avrà scritto in questo modo qui. Sono del tutto equivalenti. A mio giudizio, didatticamente, preferisco presentarlo così all'inizio, perché mi permette di lavorare con quell'H lì. Mentre adesso mi è più interessante scriverlo così. Mi è interessante scriverlo così perché a partire da questo dimostriamo il primo teorema importante, e cioè il teorema che possiamo chiamare derivabilità implica continuità, e che possiamo enunciare così: se f definita in suo dominio d a valori in r è derivabile in x con 0 appartenente a d, guardate, permettetemelo solo che vi assumi odiate, fatemelo scrivere come un intervallo perché diventa più facile, e cioè ab e ab, perché sennò matematicamente non sarebbe corretto, dovrei dirvi un punto interno e allora faccio un casino della madonna. Invece se scrivo così sono sicuro che è giusto, ok? Al posto di mettere d ho messo ab aperto e x con 0 appartenente ad ab. Se f è derivabile in x con 0, allora f è continua in x con 0, e cioè la derivabilità implica la continuità. Ci siete tutti? Allora, dimostrazione facile. Cos'è che vuol dire per una funzione definita in un punto interno di un intervallo essere continua? Beh, significa che il limite per x che tende a x con 0 di f di x deve essere uguale a f di x con 0. Vi ricordate, l'abbiamo detto un sacco di volte questa cosa qui. Abbiamo detto, in un punto interno al dominio di una funzione, ed ecco perché prima ho cambiato di vedere, adesso sono sicuro che x con 0 appartiene a un intervallo a b, quindi sicuramente è un punto interno. Abbiamo detto che la continuità è quella particolare proprietà che ci permette di calcolare i limiti in modo semplice, e cioè al posto della funzione, al posto della x, inserisco il punto in cui sto calcolando il limite. Lo posso fare perché la funzione è continua nel punto x con 0. Allora, noi vogliamo dimostrare quella cosa lì. Partendo però, quindi questa è la tesi, partendo dall'ipotesi del fatto che la funzione sia derivabile. Cosa vuol dire che la funzione è derivabile? Abbiamo detto tante volte che il limite del rapporto incrementale esiste finito, e quindi che il limite per x che tende a x con 0 di, adesso scrivo il rapporto incrementale come ve l'ho appena raccontato, e cioè f di x meno f di x con 0 fratto x meno x con 0 è uguale ad f primo di x con 0 numero reale. Allora, questa è la mia ipotesi e voglio dimostrare la tesi, che è questo oggetto qui sopra. Guardate, si fa una dimostrazione che noi matematici chiamiamo per assurdo, e cioè ipotizzo che questo non valga e trovo una contraddizione.
pensiamo per un attimo adesso che questo limite non valga, e cioè pensiamo un attimo che il limite per x che tende a x con 0 di f di x sia diverso da f di x con 0. Sarà o maggiore o minore, ok? Ma sicuramente non è uguale. Pensiamo un attimo che sia maggiore, e cioè pensiamo che il limite per x che tende a x con 0 di f di x sia maggiore di f di x con 0. Allora, quello che io posso scrivere è che il limite per x che tende a x con 0 di f di x meno f di x con 0, questo l'ho portato da là, di là, e l'ho messo dentro l'operatore limite, è sicuramente un numero positivo. Tutti d'accordo? Ora guardate un attimo. Facciamo il limite per x che tende a x con 0 di f di x meno f di x con 0 fratto x meno x con 0. E adesso cerchiamo di sfruttare questa ipotesi qui. Guardate un attimo, pensiamo che questo limite qui sia un numero positivo. Guardate cosa succede qui con questa ipotesi. Mi succede che passando al limite il numeratore diventerebbe un numero positivo. Sotto avrei cosa? 0, lo vedete? Quindi questa sarebbe una forma del tipo un numero, permettetemi di scrivere L, fratto 0. Quanto farebbe? Più infinito o meno infinito, ok? E quindi questo sarebbe un qualcosa che è o meno infinito o più infinito. Ma piano, noi stiamo ipotizzando che la funzione sia derivabile, quindi stiamo ipotizzando che questo limite esista finito. Quindi abbiamo ottenuto una contraddizione. Dov'è che è nata questa contraddizione? Beh, è nata dal fatto che ho ipotizzato che f di x sia diverso da f di x con 0, perché vedete, questo fa sì che il numeratore diventi un numero che è positivo o negativo, positivo o negativo, dipende da come lo vogliamo pensare. Mi avete seguito? Quindi qui ho trovato una contraddizione. Scriviamo, no, non è possibile. Dov'è che è nata questa contraddizione? Beh, è nata dal fatto che ho ipotizzato che i limiti fossero diversi. Mi avete seguito, ragazzi? Quindi, nel momento in cui impongo che il limite del rapporto incrementale sia stabilito, sto imponendo contemporaneamente che questo oggetto qui sia diverso da zero, sia uguale a zero. Ok? Perché? Perché se è diverso da zero, il limite viene sparato a più o meno infinito. Ma se impone che il numeratore sia uguale a zero, significa che la funzione continua. Sono riuscito a spiegarmi? Mi avete capito più o meno? Non tanto, provo a ripeterlo. Chiaro? Ragazzi, in fondo ok? Allora, vi ripeto, non è rilevante come lo sappiate, ma è fondamentale. Era fondamentale dimostrarvi questo teorema. Vediamo perché era fondamentale. Perché vi ricordate che nella seconda o terza lezione di questo corso vi ho detto tutte le funzioni elementari sono delle funzioni continue. Abbiamo dimostrato questa affermazione. No, vi ho detto, messaggio del futuro. Guardate che più avanti faremo una dimostrazione che è talmente veloce che non serve fare adesso per ogni epsilon di lista delta. Diventeremo matti. Eccola, ce l'abbiamo. Perché la derivabilità di tutte le funzioni che abbiamo provato tra la settimana scorsa e ieri, tra mercoledì e la settimana scorsa e ieri, ci permettono di dire che tutti i polinomi sono delle funzioni continue. La funzione esponenziale è una funzione continua, la funzione logaritmo è una funzione continua, le radici sono le funzioni continue. Abbiamo ricostruito la continuità a partire da un teorema sulla derivabilità. Ok? L'abbiamo data per scontata all'inizio del corso perché sarebbe stato pesante dimostrarla, e invece l'abbiamo dimostrata adesso. Mi avete seguito? Quindi questa è una cosa importante. Non è fondamentale, ma è importante. E perché è importante la continuità? Beh, la continuità è importante da un lato perché
da un lato perché ci permette di fare un passaggio al limite senza problemi, ok? Perché ci permette di semplificare il calcolo del limite. Dall'altra è importante per il seguente teorema. Sì? Dimmi. Sì, fermo un attimo. Allora, guarda cosa ho ipotizzato qui. Allora, questa è una dimostrazione per assurdo. Quindi, ipotizzo che la tesi che voglio dimostrare sia falsa, e cioè che f di x sia diverso da f di x con 0, e trovo una contraddizione. Se trovo una contraddizione, vuol dire che l'ipotesi che avevo fatto non sta in piedi. E cosa che ho fatto? Ho detto, pensiamo che la funzione non sia continua, e quindi sto ipotizzando che la funzione sia non continua ma derivabile contemporaneamente. Adesso, se questo qui è diverso, allora sarà o più grande o più piccolo di f di x con 0. Ci sei? Ipotizziamo che sia più grande. Se fosse più piccolo, devo rovesciare queste due cose qui, ma non cambia niente. Questo lo porto dall'altra parte, ci cambio il segno e lo metto dentro l'integrale. E adesso guardo questo oggetto qui. Mi dice che il limite per x che tende di x con 0 di f di x meno f di x con 0 è un numero positivo. L'ho chiamato L qui. Posso riscrivervela anche così? Posso riscrivervela come? È uguale ad L maggiore di 0. Ci sei? Bene. Adesso, guardo il rapporto incrementale. Io so che questo oggetto qui mi ha portato a dire che questo limite qui è un numero positivo. Adesso guardo il rapporto incrementale e mi accorgo che il limite che ho appena trovato compare nel rapporto incrementale. Eccolo lì. È esattamente il numeratore del rapporto incrementale. Ma allora piano, se questo fosse uguale ad L, io qui avrei una forma del tipo L fratto 0, 0 meno, 0 più, non importa. In ogni caso avrei un numero che ho ipotizzato positivo, perché ho ipotizzato questo maggiore. Se invece questo fosse stato minore, questo sarebbe stato minore, sarebbe un numero negativo, fratto 0. Allora, questo oggetto qui va o più o meno infinito, perché è un numero fatto infinito. Ma piano, questo non sta in piedi, perché sta ipotizzando che la funzione sia derivabile. Quindi quell'oggetto lì deve esistere infinito. Sono riuscito a spiegarmi meglio adesso? Quindi trovo una contraddizione. La contraddizione nasce dal fatto che ho ipotizzato che la funzione non sia continua. Quindi, in qualche modo, la continuità si porta con sé, la derivabilità porta con sé la continuità. Attenti, la freccetta è importantissima. La freccetta è importantissima. Perché è importantissima? Perché derivabilità implica continuità. Ma non vale viceversa. Questo è falso. E ci ricordiamo come unico controesempio di che questa freccetta non vale la funzione valore assoluto. Infatti, se io faccio la funzione valore assoluto, f di x uguale a valore assoluto, cos'è che non vale? Allora, lei è una funzione continua, ma non è derivabile nel punto destro, s punto, nell'origine, nello 0. Adesso lo dimostriamo. Attenti, cosa sarebbe? Limite per h che tende a 0 di, voglio dimostrare la, mi scrivo tutto, x con 0 più h meno x con 0 fratto h. Questo sarebbe il limite del rapporto incrementale in un generico punto. Ma adesso a me interessa calcolarlo, vi dicevo, per x uguale a 0. E cioè mi interessa dimostrare che la funzione valore assoluto non è differenziabile, non è derivabile, nel punto 0. Questa è la funzione valore assoluto.
lei è derivabile in ogni altro punto, vedete, è una retta, ma in questo punto qui lei non è derivabile. Infatti il limite del rapporto incrementale mi diventa limite per h che tende a 0 di, se x con 0 lo scelgo uguale a 0, mi diventa valore assoluto di h fratto h. Ci siete? E ora osservate, ragazzi, se io ci arrivo da destra, e quindi se faccio il limite per x che tende a, se ci arrivo da destra, e quindi limite per x che tende ad h più di valore assoluto di h su h, questo vale, e invece se faccio il limite, ho scritto fesseria, fammi lì, chiedo umilmente perdono, allora, se faccio il limite per h che tende a 0 più, se faccio il limite per h che tende a 0 meno, della stessa funzione. Allora, se è derivabile, se il limite esiste, se io lo calcolo da una parte e lo calcolo dall'altra, il limite deve essere lo stesso, ok? Non può diventare diverso. Ci siete, ragazzi? Ok, allora, guardate, limite per h che tende a 0 di questo oggetto qui. Se h tende a 0 più, vuol dire che stiamo arrivando da questa parte. Di qui? Ci siete? E quindi vuol dire che h è un numero positivo. E quindi il valore assoluto cosa succede? Limite per h che tende a 0 più di h su h. E cioè 1. Perché h fratto h diventa 1, il limite di una costante è la costante stessa. Ci siete? Dall'altra parte, se io invece ci arrivo da sotto, limite per h che tende a 0 meno, 0 meno è un numero questa volta negativo, e quindi meno h fratto h diventa meno 1. E guardate, ragazzi, non è ufficio complicazioni cose semplici come al solito, e cioè se io arrivo da questa parte h più, vuol dire che il coefficiente angolare della retta tangente non è altro che la retta bisettrice primo terzo quadrante. Se io ci arrivo dall'altra parte, H più, volevo scrivere 0 più, se io ci arrivo di qui, 0 meno, il coefficiente angolare della retta tangente a quella lì che è una retta non è altro che la bisettrice, questa volta secondo quarto quadrante, quindi il coefficiente angolare è meno 1. Più 1 da una parte, più 1 da una parte, meno 1 dall'altra. Lì non si incontrano giusti. Non c'è una retta tangente. Ok? In realtà ce ne sono infinite di rette tangenti. Perché potrebbe essere retta tangente questa, 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 questa. Vanno bene tutte. Quindi in realtà possiamo dire che quel limite lì, se lo calcolo da una parte mi dà 1, se lo calcolo dall'altra parte mi dà meno 1, il limite di per sé non esiste. Mi avete seguito? Vi ricordo, la funzione valore assoluto è un esempio di funzione non derivabile. Vedrete che tra una settimana qualcuno di voi mi chiederà di fare la derivata della funzione valore assoluto. Ci vediamo? Vedrete il messaggio del futuro. Questo è una minaccia. Chiaro? Allora, facile. Derivabilità implica continuità, continuità non implica derivabilità. Unico esempio di funzione che è continua ma non derivabile che abbiamo fatto è la funzione valore assoluto. Bene. Questo, la forma che abbiamo appena scritto per il rapporto incrementale, cioè il limite per x che tende a x con 0 di f di x meno f di x con 0 fratto x meno x con 0 uguale ad f' di x con 0, questa forma è importantissima perché ci permette di esplicitare, di scrivere immediatamente il teorema di Lagrange.
Allora, data F definita nell'intervallo AB a valore in R, ipotizziamo che F sia continua in tutto l'intervallo AB, quindi è continua in ogni punto dell'intervallo, poi è continua a sinistra in A e è continua a destra in B, ok? F sia derivabile in AB, questa volta intervallo aperto, non chiedo la derivabilità nel punto A e nel punto B. Allora, esiste C appartenente ad AB tale che il F di B meno F di A fratto B meno A uguale F primo di C. Secondo me questa cosa qui è facilissima, ma veramente facilissima. Perché è facilissima? Adesso vi faccio la dimostrazione, ok? E la dimostrazione che faccio la faccio essenzialmente guardando il grafico della mia funzione. Guardate. Io ho una funzione. Questa è F di A. E questo è F di B. Adesso, se voi mi avete seguito durante il corso, questa dimostrazione vi diventa una stupidaggine. Questa è F. Abbiamo la nostra funzione e abbiamo, vedete che è continua ed è derivabile nell'interno AB. Derivabile in AB. Guardate che cosa ci chiede il teorema. Ci dice di confrontare due cose. Ci dice di confrontare questa che due cose sono uguali. Questa schifezza qui e questa qui. La cosa più difficile è quella a sinistra. Cos'è che è quella a sinistra? È un rapporto incrementale, ok? Questo è un rapporto incrementale. Guardatelo là in cima, vedete che l'ho scritto là in cima. Quello sopra era il limite del rapporto incrementale per x che tende a y0. Invece questo è non un limite, ma è il rapporto incrementale, però dove, ragazzi? Tra A e B, giusto? E cos'è che era il rapporto incrementale? Cos'era? Un coefficiente angolare della retta che passava per quali punti? Qui sopra era x con 0, f di x con 0, x, f di x. Qui sarà, passa per i punti A, f di A, B, f di B. Ma allora è una puttanata da capire. Qual è quella cosa lì? Quello che adesso io evidenzio in rosso non è altro che il coefficiente angolare di questa retta qui. Facilissimo, ragazzi. Lo vedete? C'è niente da dire. Il coefficiente angolare di quella retta lo chiamiamo f di b meno f di a fratto b meno a. È un rapporto incrementale. E cos'è che ci sta dicendo? E quindi, questa è la retta, il suo coefficiente angolare, mettiamo che sia m. Cos'è che ci sta dicendo il teorema? Ci dice che da qualche parte, dentro a b, esiste un c, quindi esiste un numero dentro a b, tale che, guardate, la derivata in C è uguale a questa, ma piano, noi sappiamo che anche la derivata è un coefficiente angolare, giusto? Ed è esattamente il coefficiente angolare della retta tangente. Quindi mi sta dicendo, all'interno dell'intervallo AB, da qualche parte, c'è una retta tangente
alla funzione, da qualche parte all'interno dell'intervallo a b c'è una retta tangente che ha come coefficiente angolare esattamente il coefficiente angolare della retta che qui abbiamo indicato in rosso. Ma se due rette hanno coefficiente angolare uguale sono parallele, e quindi ci dice guardate che da qualche parte dentro c'è una retta tangente che è parallela alla retta che abbiamo indicato in rosso. Io ne vedo addirittura due. Questa e questa. Quindi C1 se volete e C2. È un problema che ci siano due? Assolutamente no. Il coefficiente angolare, il teorema ci dice, esiste almeno un punto C. Vedete? Non ci ha detto esiste ed è unico. Ci dice? Esiste C appartenente ad AB, tale che coefficiente angolare della retta che passa per gli estremi è uguale al coefficiente angolare della retta tangente alla funzione in un punto G. Chi mi aveva chiesto? Di lui. Allora, viene chiamata così, sì, viene chiamata di derivata media. A me piace chiamarlo teorema di Lagrange, okay, però sì, in alcuni testi viene chiamato teorema della derivata media, quindi sì. Mi avete seguito? Chiaro ragazzi? Ci siete? Ok. Mi raccomando, le ipotesi. Funzione continua, funzione derivabile. A questo punto esiste C. A me interessa che voi sappiate portarvi dietro le ipotesi di questo teorema. E questo, guardate, non sono tanti, ci sono alcuni qui, due qui e qualche altro più avanti, quindi non tanti, ma quelli che vi indico con l'asterisco così durante le mie lezioni sono teoremi di quali dovete imparare bene le ipotesi, perché vi metto nel compito un esercizio del tipo: a quale di queste funzioni è possibile applicare il teorema di Lagrange? Punto di domanda. Cinque funzioni sotto. Voi dovete immediatamente capire quali sono le funzioni con il suo intervallo, naturalmente, ok? Cioè, non so, f di x uguale x alla seconda nell'intervallo 1, 2. Posso calcolarlo? Posso applicarlo? Sì, perché è una funzione continua e derivabile, ok? E via così. Mi avete seguito? Chiaro? Quando ne facciamo questo, adesso facciamo il fratello di questo che si chiama teorema di Roll, ok? Che è il fratello triste di Lagrange. E per questo teorema vi metto subito l'asterisco per ricordarvi che questo ve lo posso chiedere. Mi seguite? E scriviamoci il testo. Data F definita nell'intervallo AB a valori in R. Ipotizziamo che 1. F sia continua in AB. 2. F sia derivabile in AB. Terza ipotesi che aggiungiamo rispetto a quella di prima. F di A sia uguale ad f di b. Scrivetevi il teorema di Lagrange per questa.
Allora, guardate, scrivo il teorema di Lagrange perché tanto vale 1 e 2. Allora, esiste C appartenente ad AB tale che F di B meno F di A fratto B meno A è uguale ad F' di C. Ma piano! Ma quant'è questo? Quant'è questo? Evidentemente 0. Perché se ho aggiunto l'ipotesi 3, vuol dire che come è messa la retta? Se F di B e F di A sono uguali, vedete la retta rossa cosa succede? Che diventa una retta orizzontale, il cui coefficiente angolare è 0, e quindi a questo punto esisterà un C. Esisterà un C in cui F' di C è uguale a 0. E questo di solito non lo scriviamo neanche, perché ci serve solo per ricordarci che, visto che vale 1 e 2, vale il teorema di Lagrange, e quindi questo oggetto qui è uguale a 0. Ce l'avete in mente bene? Ma non è sempre importante. Ok, allora, adesso, fatto un po' di teoria, quindi ci facciamo un esercizio, ma un esercizio che è propedeutico per il prossimo argomento che faccio. Ci siete? Allora, calcolare il dominio calcolare i sottoinsiemi del dominio in cui la funzione è positiva, calcolare i limiti elementari, calcolare la derivata e gli intervalli in cui la derivata, i sottoinsiemi del dominio in cui la derivata della funzione è positiva, maggiore o uguale di 0, quindi intervalli in cui la funzione è crescente. Ok? Ho fatto un po' ripasso perché il secondo esercizio è un dominio, il terzo esercizio mi richiede la positività di una funzione, intervalli in cui la funzione è maggiore o uguale di 0, poi ci ripassiamo un attimo i limiti e vediamo dove dobbiamo andare a calcolare i limiti per una funzione di questo tipo. Vi dico subito che qui dentro ci sarà un momento triste, più triste del solito, e però noi non ci perdiamo d'animo, calcoleremo la derivata prima della funzione e gli intervalli in cui la funzione è crescente. Andiamo! Questo è in qualche modo l'esercizio 2 nel compito, calcolare il dominio di una funzione. Cosa devo imporre? Che il denominatore deve essere diverso da 0, giusto? Il denominatore deve essere diverso da 0. L'esponenziale devo imporre qualcosa? Sicuri? Qual è la funzione che è vicina all'esponenziale per cui devo imporre qualcosa? Il logaritmo, e per quello devo imporre che l'argomento sia maggiore di 0. Chiaro per tutti, no ragazzi? Vado via veloce. Quindi qui abbiamo una frazione, il denominatore sicuramente è diverso, dobbiamo imporlo diverso da 0, poi entriamo nella frazione, al numeratore abbiamo un esponenziale, nessuna condizione di esistenza, al denominatore un polinomio, nessuna condizione di esistenza. L'esponenziale viene calcolato in un polinomio, anche questo nessuna condizione di esistenza. Siamo? Beh, facilissimo quindi, 3x diverso da meno 1 e quindi x diverso da meno 1 terzo. Come lo scriviamo questo in Moodle? Meno inf virgola meno un terzo unito meno un terzo virgola più inf. Scrittura barbosa, ma che ci dice subito quanti limiti dobbiamo calcolare in questa funzione. Quanti? 4 limiti, un limite per ogni parentesi rotonda. Esercizio 3, e quindi calcola
la positività, il segno di questa funzione, e cioè calcola il sottoinsieme del dominio in cui la funzione è maggiore o uguale di 0. Ok? Quando dico positiva intendo maggiore o uguale di 0. Questo è quello che può succedere nell'esercizio numero 3. Attenti, nell'esame naturalmente non sarà la stessa funzione, ok? Lo sto sfruttando io qui. All'esame trovate una funzione di cui dovete trovare il dominio, un'altra funzione di cui dovete trovare la positività, un'altra funzione di cui dovete trovare gli limiti, che non c'entrano niente l'una con l'altra. Se avete dato un'occhiata alla simulazione d'esame, vi trovate esattamente in questa situazione. Questo perché? Perché in questo modo possiamo darvi degli esercizi più difficili fondamentalmente. Mentre questa funzione qui è facile, perché devo fare... E la maggior parte delle funzioni che avete incontrato alle superiori sono facili, perché devo poterci fare tutto lo studio di funzione, e quindi tutti i singoli passaggi che sto cercando di raccontarvi adesso, a me interessa, come sappiate, identificare il singolo passaggio e svolgerci tutti i conti solo su quel passaggio lì. Chiaro? Bene, questo è maggiore o uguale a zero. Bravissimo, bravissimo Daniele. Daniele dice, sarebbe uno studio, sarebbe una fratta, ok? Quindi dovrei studiare numeratore maggiore di zero, denominatore maggiore di zero. Ma mi accorgo subito che l'esponenziale è una funzione strettamente positiva. Ecco perché vi ho rotto le balle con l'immagine dell'esponenziale. Cos'è l'immagine esponenziale? 0 più infinito, 0 escluso, sempre positiva. Quindi sicuramente il numeratore è positivo. Questa frazione è positiva quando 3x più 1, e qui devo mettere maggiore di 0, ragazzi, perché adesso ho già buttato via l'ipotesi, non sto facendo lo studio del segno del numeratore e del segno del denominatore. Il numeratore l'ho già dato per positivo, quindi il denominatore deve essere maggiore di 0, strettamente. E quindi x maggiore di meno un terzo. Morale della favola, cosa scriviamo su Moodle? Meno un terzo, virgola più inf, senza spazi e con la virgola. Ci siete? Mi avete seguito? Il quarto esercizio è il calcolo di un limite elementare. E qui abbiamo tanti limiti elementari. Vediamo un attimo. In realtà ne abbiamo 3. Limite. Questo sarebbe il quarto esercizio. Limite elementare. Mi state seguendo, ragazzi, con il compito anche. Ok? Avete capito che vi sto dicendo punto per punto cosa poi c'è nel compito? Limite per x che tende a meno infinito di e alla 3x più 2 fratto 3x più 1. Allora, Anna, dov'è Anna? C'era una volta Anna. No, Luca è da tanto che non trovo Luca. Dov'è Luca? No, non c'è Luca. Che momento triste. Non c'è Luca. Anna, neanche un'Anna. Ma brava Anna, brava e coraggiosa. Vai Anna. Limite per x che tende a meno infinito. A numeratore. Abbiamo una funzione, vediamo un attimo, prendiamo solo la funzione esponenziale, ok? Allora abbiamo 3 per meno infinito, 3 per meno infinito, si fa? Meno infinito più 2, meno infinito, devo fare tutti i passaggi, quindi abbiamo e alla meno infinito, mi ricordo il grafico, la funzione esponenziale fa così, e quindi per x va a meno infinito, mi va, bravissima, e quindi abbiamo 0. Fratto, sotto abbiamo 3 per meno infinito più 1, meno infinito, quindi 0 fratto meno infinito. 0. Ok, tabelline, questa qua sarebbe non l'algebra dei limiti finiti, ma l'estensione all'algebra dei limiti finiti ai limiti che coinvolgono il simbolo più infinito e meno infinito, risolto il limite, punto e fine. Ok? Limite per x che tende a meno un terzo meno di e alla 3x più 2 fratto 3x più 1 uguale. Allora, sono delle funzioni continue, siete d'accordo? Vedete che sono tutte derivabili, quindi sono delle funzioni continue.
Quindi posso buttare dentro il valore e vediamo cosa succede. Allora, sopra mi diventa, allora è meno un terzo e quindi mi diventa meno 1 più 2 mi diventa e, fratto, e sotto 0. 0 più o 0 meno? Boh, guardate, attenti, qui trucco. O vi mettete dentro i numeretti, però con un terzo è un po' più difficile da fare, ok? Oppure guardate la positività e dite, questa funzione è positiva tra meno un terzo e più infinito, ok? Quindi, vediamo quindi questo 0 qui potrà essere solo lo 0 meno, bravissimi, ok? E quindi questo mi diventa meno infinito. Limite per x che tende a meno un terzo, questa volta più, di e alla 3x più 2 fratto 3x più 1, questa volta abbiamo e fratto 0 più, non me lo chiedo neanche, più infinito. Limite per x che tende a più infinito di e alla 3x più 2 fratto 3x più 1, uguale? Allora, vediamo un attimo, più infinito. Più infinito per 3 fa più infinito. Più infinito più 2 fa più infinito. E alla più infinito, più infinito. Fratto 3. 3 per più infinito, più infinito, più infinito più 1, più infinito. Forma indeterminata, momento di tristezza. Eccolo che arrivava il momento di tristezza, ve l'avevo annunciato, il momento di tristezza. Allora, è chiaro che adesso voi state dicendo, prof, l'ho già sentito, prof, ma l'esponenziale va a infinito molto più rapidamente, ok? Sono d'accordo con voi. Adesso però io voglio fare tutti quanti i passaggini. E per l'esattezza come faccio a risolvere quello lì? Quello lì è una delle forme determinate che abbiamo detto si possono risolvere con il... ok? Quindi adesso lo lasciamo così, anzi no, rompiamo, blocchiamo l'esercizio, facciamo il teorema di Hospital, risolviamo questo limite e poi facciamo una derivata con la funzione, ok? Quindi ci chiudiamo, in qualche modo adesso ci apriamo una parentesi all'interno dell'esercizio per risolverci, per poter applicare il teorema di Hospital. Che mi sembra, allora, io non sono forte con i nomi, ma deve essere stato il marchese dell'Hôpital francese, che in realtà ha pagato, non mi ricordo che sia pagato Bernoulli o qualcun altro per fare il teorema. Questo matematico, diceva che sia Bernoulli, non sono sicuro. Bernoulli, ecco, me lo ricordo a memoria, non sono neanche guardato, ha pagato Bernoulli ha fatto il teorema e non c'è il suo nome. Allora, come funziona questo teorema? Allora, attenti, non ve lo faccio, ragazzi, non ve lo faccio formale, vedete? E vi annuncio subito, non c'è nessun asterisco vicino al teorema. Non vi chiederò di utilizzare le ipotesi tecniche del teorema di Hôpital, che sono un po' rognose, ok? E quindi lo facciamo in modo informale. C'è fatto bene sul libro, a me interessa che voi lo sappiate applicare e soprattutto mi interessa che lo sappiate applicare capendo a cosa dovete applicarlo, perché la stupidaggine più grossa è applicare Hôpital quando non potete applicare Hôpital e quindi trovate qualcosa che è proprio sbagliato. Poi vi faccio un esempio. Posso chiudere prima di ammazzare qualcuno? Sottofondo. Allora, dato
Vogliamo calcolare il limite per x che tende a x con 0 di f di x fratto g di x. Guardate, informale, ok, quindi non ho detto niente. Vogliamo, e questo limite qui ci spara fuori 0 su 0 oppure infinito su infinito, più o meno infinito su più o meno infinito. È proprio l'esempio che abbiamo qui adesso, ok? Allora, questo teorema ci dice: se il limite per x che tende a x con 0 della derivata del numeratore fratto la derivata del denominatore esiste, esiste e vale L, attenti, esiste finito o infinito, e quindi questo potrebbe essere il simbolo più infinito unito un numero reale, il simbolo meno infinito, e cioè se il limite esiste, allora anche il limite originale esiste e assume lo stesso valore. Cerco di tradurlo. Allora, operativamente cosa facciamo? Prendiamo come prima, ci troviamo una funzione, troviamo un limite, stiamo calcolando un limite, e su questo limite ci risulta una forma determinata del tipo 0 su 0 e infinito su infinito. Allora in questo caso sappiamo che non possiamo decidere, perché queste sono forme di indecisioni. Però cosa possiamo fare? Possiamo fare, attenti, adesso qui lo enfatizzo bene perché è un grande errore da compiere. Posso fare separatamente la derivata del numeratore e la derivata del denominatore. Attenti ragazzi, non la derivata della frazione. Questo è il classico errore che vedono i compiti. Qui uno, preso dell'ansia, da compito, mi fa la derivata della frazione, no? Il teorema di Hopital separa il numeratore e il denominatore e fa la derivata del numeratore sopra fratto la derivata del denominatore sotto. Se ci pensate un attimo, qual è il senso logico? Allora, voi sono sicuro che avete fatto alle medie il concetto di velocità, ok? E alle superiori avete visto che la derivata dello spazio rispetto al tempo è la velocità. Allora, pensate che questo sia lo spazio, ok? E qui vanno tutti e due infinito. Allora, cosa facciamo noi? Confrontiamo le derivate, la velocità con cui vanno all'infinito. Okay. Se vince uno, vince l'altro, questo si ripercuote in quello precedente. Ok? E formalmente non è giusto, okay, quello che vi ho raccontato, non è giusto tecnicamente. Però aiuta secondo me a ricordare che non devo fare la derivata di tutto, ma devo confrontare la velocità con cui il numeratore e il denominatore vanno separatamente all'infinito o a zero. Siete? Bene. Allora, guardate, non voglio farvi tutta la dimostrazione che sarebbe pedante, ma un pezzettino sì. E cioè, il caso in cui abbiamo a che fare con una forma 0 su 0. Perché questo è facile. Attenti. Cosa vuol dire? Cosa vuol dire che questo limite fa 0 su 0? Beh, vorrà dire, attenti, e qui adesso questa è una dimostrazione tra virgolette, ok? Perché è solo per convincervi del fatto che posso fare questi giochetti qui. Allora, beh, se è così, se è uno 0 su 0, vuol dire fondamentalmente che f di x con 0 farà 0 e g di x con 0 farà 0 se sono continue, giusto? Vedete? Sono continue e questo fa 0 su 0, vuol dire che quando metto al posto di x con 0 f di x viene 0 e quando metto al posto di x con 0 mi viene 0. Ritorno ragazzi, se fai 0 0 vuol dire sostituito viene 0 sopra 0 sotto. Ma allora guardate che cosa posso inventarmi. Limite per x che tende a x con 0 di f di x fratto g di x, attenti come lo scrivo adesso, limite per x che tende a x con 0 di f di x meno 0 fratto g di x meno 0, detto grazie,
hai tolto e aggiunto 0, ma adesso faccio un passaggio astuto, e cioè scrivo f di x meno f di x con 0, tanto è 0, e g di x meno g di x con 0, tanto anche questo è 0, uguale limite per x che tende a x con 0 di, adesso f di x meno f di x con 0 fratto x meno x con 0, tutto fratto, g di x meno g di x con 0, tutto fratto x meno x con 0. Cosa ho fatto? Stupidaggine, ho moltiplicato e diviso sopra e sotto per x meno x con 0. Vedete che si semplificano? Quando è la frazione? I girati si semplificano. Ma adesso cos'è che c'è il numeratore? La derivata. Vedete? F primo di x con 0, g primo di x con 0, che volendo essere, e qui adesso il motivo per cui questa è il limite per x che tende a x con 0 di f di x, f primo di x fratto g primo di x. Questa non è la dimostrazione, ok? Non è la dimostrazione, ma per ricordarvi che in realtà di tutto questo, cos'è che spero vi rimanga? Spero vi rimanga questo passaggio qui, e cioè il fatto che in realtà mi trovo il numeratore e la derivata del numeratore fratto la derivata del denominatore, non la derivata della frazione, che sarebbe una cosa che non c'entra niente con il teorema. Vedete, questo mi piacerebbe che mi rimanesse, perché l'abbiamo fatto tutti i quattro passaggi, perché mi rimanga quel passaggetto lì, quell'idea che devo separare, devo controllare la derivata del numeratore e la derivata del denominatore. Mi avete seguito? Ragazzi, tutto ok? Tutto chiaro? Andiamo, attenti. Beh, possiamo applicarlo, possiamo farci un esercizietto, ok? Allora, limite per x che tende a 0, limite per x che tende a 0 di x fratto x meno 1. Applichiamo Hôpital, limite per x che tende a 0 di 1 fratto 1, e cioè 1. Ok? Facile, no, ragazzi? Ti d'accordo? D'accordo? Ma chiama, è d'accordo? Anna si incazza. Sono con te. Vai, Anna. Dimmi perché. Non sei d'accordo. Lo ripeto per tutti. È una puttana. Sbagliato. Perché è sbagliato? Io ho fregato. Io ho fregato e spesso, ed è questo è il secondo errore più frequente quando si fanno applico Hôpital ad un limite nel quale non posso applicare Hôpital. Perché? Perché sopra fa 0, sotto fa. E quindi questo fa 0 fratto meno 1, e cioè 0. E questa è la cosa negativa di Hôpital, vedete, se lo applicate quando non potete farlo, vi è proprio sbagliato. Non è che viene lo stesso, cioè viene del risultato che non c'entra niente con quello di prima. Ok, quindi due errori più frequenti nell'applicazione del teorema, per mia esperienza didattica, nell'applicazione del teorema di Hôpital sono: primo, faccio la derivata di tutta la frazione, non rendendomi conto che devo separarle. Due, lo applico quando non posso farlo. Tanto che io spesso, quando avevo i compiti scritti, richiedevo, se no davo il limite sbagliato, che uno mi mettesse prima dell'H, che significa sto applicando Hôpital, la formula determinata. E cioè gli dicevo, se tu mi scrivi 0 su 0, infinito su infinito, anche se lo calcoli o fai, ho sbagliato lo stesso, perché non mi hai controllato, vuol dire che non mi hai controllato l'ipotesi del teorema. Ok, adesso siete più fortunati, potete fare quello che volete, ma stateci attenti lo stesso, perché qui si prendono cantonate. Ma è bello però, perché adesso
dal momento di tristezza precedente, passiamo ad un piccolo momento di gioia. Piccolo però, non montatevi la testa. Perché? Perché qui sì abbiamo un infinito su infinito. Quindi qui sì possiamo applicare Hospital. E ho il limite per x che tende a più infinito di derivata del numeratore fratto la derivata del denominatore, e cioè e alla 3x più 2 per 3. Tutti hanno capito il per 3? Perché la derivata dell'argomento fratto 3. E quindi risultato più infinito, ma se il limite delle derivate fa più infinito, anche il limite originale fa più infinito, e punto e capo. Mi avete seguito? La domanda che adesso sorge spontanea a tre quarti di voi è: ma non potevo farlo con gli ordini di infinito? Risposta? Sì. Tanto a me basta che il risultato sia giusto. Ok? Però diciamolo a tutti questa cosa qui. Ok? Diciamolo a tutti. Allora, quando le funzioni in un intorno di più infinito, chi è più lento? Chi è più lento? Il logaritmo, ok? Quindi in un intorno di più infinito, il logaritmo, povero, triste e solo, è lì. Terzo. Il secondo è una potenza x alla n, con n maggiore uguale a 1, e il vincitore è l'esponenziale, ok? Quindi in un intorno di più infinito, mi raccomando, l'ipotesi, in un intorno di più infinito, la funzione che ci va più rapidamente di tutti è la funzione esponenziale, poi abbiamo le potenze e poi abbiamo il logaritmo. Perché? Guardate, per il teorema di Hospital, limite per x che tende a più infinito di e alla x fratto x alla quarta è uguale a più infinito fratto più infinito. Applico il teorema di Hospital, ottengo limite per x che tende a più infinito di, sopra mi rimane la x, sotto 4x alla terza. Ci siete, ragazzi? Ma ancora, questo è una forma indeterminata del tipo infinito su infinito, a cui posso riapplicare nuovamente il teorema di Hospital e ottengo limite per x che tende a più infinito di e alla x fratto 12x alla seconda uguale. Adesso mi rendo conto che sto tediando e sto consumando, e Greta piange, e quindi metto lì i puntini, ho applicato altre due volte Hospital e ho ottenuto il limite per x che tende a più infinito di, qui abbiamo e alla x, qui abbiamo 24, giusto? 24x, eccolo là, 24, quindi più infinito. Cosa ci dice questo? Che applicando un po' di volte Hospital ammazzo la potenza qui sotto, e invece quello sopra non lo tocco neanche. Ok, quindi se fa più infinito vuol dire che in un intorno di più infinito il numeratore è tanto più grande del denominatore, quindi la funzione esponenziale è già diventata infinito quando il polinomio poverino ci sta ancora arrivando. Ok? Bene, stessa cosa possiamo fare tra questa volta l'esponenziale e il logaritmo. Limite per x che tende a più infinito di logaritmo x fratto logaritmo di x. Ho messo la potenza
più piccolina che mi veniva in mente, ok? Chi è che va a più infinito più rapidamente? L'esponenziale, il polinomio sappiamo, quindi questo farà più infinito. Infatti, applichiamo, è un infinito su infinito, possiamo applicare L'Hôpital, troviamo il limite per x che tende a più infinito di x fratto 1 su x, che è esattamente uguale al limite per x che tende a più infinito di x alla seconda, che fa più infinito. Prego? Sì, sì, mi sono perso io. Pardon, grazie mille, gentilissimo. Troppo veloce. Volevo porre, grazie. Ok. Ci siete, ragazzi? Sono troppo veloci. Mi avete seguito? Tutto a posto? Bene, allora, finiamo l'esercizio. E vi prego, ragazzi, ci buttiamo tutto meno un terzo. Abbiamo il dominio della funzione che non c'è. Poi abbiamo detto che la funzione è positiva qui, negativa di qua. Poi per x che tende a meno infinito va a 0. Qui va a meno infinito, qui va più infinito e qui va più infinito. Ok? Adesso, naturalmente, questo è il grafico che ho più o meno in mente, corretto? E infatti, adesso voglio cercare di capire se c'è, e questo è veramente il grafico. Guardate, questo esercizio l'ho inserito qui proprio per ricordarvi, vedete, a questo punto è proprio importante capire dov'è il minimo di questa funzione. E questo ci permette di introdurre l'idea dei punti di massimo e punti di minimo, che saranno l'obiettivo, lo studio che faremo domani. Quindi domani ci occuperemo di punti di massimo e punti di minimo e condizioni necessarie e sufficienti a punti di massimo e punti di minimo, locali e globali. Da questo punto di vista ci è comodissimo, ci è comodissimo il calcolo della derivata. Uguale. Chi mi aiuta? Allora, denominatore quadrato, ok? Poi ho derivata del numeratore per il denominatore non derivato, e alla 3x più 2 per 3, 3x più 1, meno numeratore e alla 3x più 2 per la derivata del denominatore che fa 3. Ci siete? Tutti mi hanno seguito? Guardate, raccolgo davanti 3 che moltiplica e al 3x più 2 e ottengo 3x più 1 meno 1. Tutto fatto, fratto 3x più 1 alla seconda. Tutti mi hanno seguito? Allora, suggerimento per l'esame. Se avete la derivata di una funzione fratta, non spostate mai questo 2 qui. Lasciatelo lì. Perché? Bravissimo. Perché il nostro obiettivo è fare questo. Ok? Quindi è inutile che io vada a diventare matto per aprire un quadrato e per provare a semplificare sopra e sotto, quando in realtà quel quadrato so già che è positivo. Ok? Mi concentro sul numeratore. Mi avete seguito? Ok, allora, avete capito i passaggi che ho fatto sopra? Ho raccolto, aspetta che me lo segno perché ho visto due o tre che mi guardavano con aria cattiva. Ok, ho raccolto la parte verdina e quindi ottengo 3x più
più 1 meno, e questo mi rimane una volta sola. Soluzione immediata del problema. Perché? Quando questa è maggiore o uguale a 0? Quando x è maggiore di 0. Questo è sempre positivo, questo è sempre positivo, tra x maggiore o uguale a 0, x maggiore o uguale a 0. Quindi, x maggiore o uguale a 0, scriviamolo in Moodle, 0 compreso, virgola più inf, senza spazi e con la virgola. Mettiamolo sul grafico e otteniamo decrescente, minimo, crescente e qui decrescente. Perché? Perché qui abbiamo, se voglio essere proprio precisissimo, almeno una volta voglio farlo, ragazzi. Allora, in meno 1, qui adesso metto non, vedete, ho scritto f primo per dire, qui metto non la funzione, ma la derivata, e cioè metto il segno della derivata. Ho buttato via almeno un terzo, perché dove c'è la funzione, dove non c'è la funzione non può esserci anche la derivata. E mi accorgo che qui è 0, ok? Qui è positiva, qui è negativa e qui è negativa. Quindi, qual è l'impatto sulla funzione? La funzione è decrescente, derivata prima negativa, coefficiente angolare negativo, retta decrescente. È decrescente anche qui dentro e successivamente è crescente. Vedete che ritorna? Ci siete, ragazzi? Questo punto si chiama punto di minimo locale stretto. E vedremo domani in dettaglio che qui ci sono varie tipologie di punti, punto di massimo, locale. Attenti, io dico locale e globale, e voi dei superiori invece relativo e assoluto, ok? Stessa cosa, relativo, locale, assoluto, globale, ok? Fatevi la traduzione, di solito si utilizza l'altra. Comunque domani avremo dei dettagli su queste cose qui, ci vediamo domani. Thank you.